ce l'hai definito Giulia un primo violino? Giulia è stata definita da un suo docente un primo violino. Il primo violino spesso noi docenti durante le lezioni individuiamo uno studente o una studentessa a cui far riferimento e guardare negli occhi per verificare che quello che stiamo spiegando sia più o meno compreso. Quindi lo utilizziamo come tutto, come si fa con il primo violino in un'orchestra. Ecco, Giulia era un primo violino. Un giorno in cui ha detto cercare, pur nelle difficoltà, di regalare un sorriso. Sì, noi abbiamo voluto fortemente insieme alla famiglia che questa fosse una giornata davvero dedicata a Giulia. Giulia è stata molto di più rispetto a quello che le è successo, alla sua tragica morte. Oggi quindi è un giorno dedicato a Giulia donna, a Giulia studentessa, a Giulia giovane ragazza. E quindi è anche io ho chiesto di dedicare un sorriso a Giulia. Impossibile non commuoversi sentendo la sorella e il papà. In effetti momenti di commozione ci sono stati, ci siamo tutti commossi, specialmente nel mio caso quando ho consegnato un diploma di laurea alla sorella e al fratello. È un giorno di commozione, ma ripeto, è un giorno di commozione. È un giorno molto dedicato anche a tutte quelle donne che non sono riuscite a raggiungere il traguardo di Giulia, che come Giulia sono state fermate, uccise dalla violenza di genere. Sì, è un giorno che, come è stato detto in mattinata più volte, dovrebbe essere tutti i giorni. Donne che vengono uccise non sono solo studentesse universitarie, sono donne di tutte le età, di tutte le estrazioni, ognuna con il proprio percorso. Fondamentalmente per loro è stata e viene strappata la possibilità di continuare a vivere.